Ciao a tutti amici di extremeordo.com, sono Ivan e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vedremo la Rocket Rios MK Glow, si tratta di una tastiera meccanica. Vediamo la confezione. La confezione è molto grande, come potete osservare dal video. Il modello in particolare è caratterizzato dalla presenza dei Cherry MX Black e dal layout tedesco. È comunque disponibile una versione con layout italiano. Nella parte frontale della confezione abbiamo raffigurata quindi la tastiera, ci vengono indicate alcune caratteristiche salienti importanti di questo prodotto, come l'anti-ghosting di tipo anche rollover, quindi potremo premere teoricamente tutti i tasti della tastiera, l'ultra poly 1000 Hz, retroilluminazione a 6 livelli completa, completamente programmabili, tasti macro nella parte sinistra, altri tasti T1, T2, T3 nella parte centrale sotto la spacebar. Possibilità di easy shift, quindi di duplicare virtualmente i tasti tramite la pressione di un tasto aggiuntivo, e alcune certificazioni di vario genere, tra cui, come ci ha indicato il produttore, questa tastiera è un prodotto indicato per FPS e IMMO. Vediamo la parte superiore della confezione, raffigura soltanto un pezzo della tastiera, e nella parte posteriore sono invece riportate le caratteristiche tecniche. Molte le abbiamo già dette, in ogni caso vediamo un attimino se c'è qualcosa che ci è sfuggito. Manca la descrizione in italiano, abbiamo un connettore placcato oro. Questa tastiera, come tanti altri prodotti Rocket, all'interno ha un processore 32 bit ARM con 2 megabyte di memoria. Il peso è 1,6 kg e dovremmo avere tutto quanto. Quindi possiamo procedere con l'apertura della confezione. Ah sì, particolare attenzione, la texture superficiale anti-impronta, quindi in teoria dovrebbe rimanere abbastanza pulita. Procediamo con l'apertura. La confezione è molto grande, quindi qualcosa potrebbe risultare difficile da far vedere nella videocamera. Vediamo un attimino di fare in modo di far star tutto. Allora, la confezione interna, eccola qui. Abbiamo una scatola in cartone nero con il logo Rocket Rios sopra, apriamo la confezione ed eccoci di fronte alla tastiera. Tastiera protetta da un blister plastico superiore che potrebbe tornare utile per esempio quando non si usa la tastiera come protezione dalla polvere. Tastiera stessa, e poi vediamo cosa c'è sotto. Prima di procedere con la tastiera, questo è il cavo. Dovrebbe esserci solo ovviamente il manuale introduttivo. Sì, infatti, una guida di installazione introduttiva, eccola qui, che ci riporta le funzioni caratteristiche della tastiera. Passiamo al prodotto. Abbiamo innanzitutto un cavo normale, non intreccio di tessuto, il connettore non è placcato oro, è tradizionale. Una fascetta in velcro centrale per poter raggruppare il cavo, che può tornare anche utile, è fissata al cavo direttamente, come potete osservare, si può comunque staccare, e poi la tastiera stessa. Allora, andiamo a togliere un attimino le pellicole che proteggono sostanzialmente le parti in plastica lucida da graffi in fase di produzione. Allora, vediamo la tastiera per quanto riguarda il layout e l'estetica. Abbiamo i tasti realizzati in plastica verniciata, ovviamente essendo retroilluminati, vernice opaca che abbiamo già visto su altre tastiere, dovrebbe essere leggermente antisudore. Nella parte centrale sotto i tasti abbiamo una texture particolare, vediamo se riusciamo a inquadrarla, anti-impronte diciamo, che è contornata da una cornice in plastica lucida. Il poggiapolsi è integrato nel corpo della tastiera, come si può osservare, non è removibile. Sotto la spacebar abbiamo i tasti T1 e T3, mentre nella parte sinistra, a fianco al blocco centrale, abbiamo i tasti macro M1 e M5. I tasti multimediali sono invece in seconda funzione nei function key F1 e F12, come possiamo osservare. Il LED di stato della tastiera, numlock e caps lock, invece di essere posizionati qua, dove invece troviamo il logo, sono sopra al D-pad sostanzialmente, quindi nella parte semicentrale della tastiera. La tastiera ha un cavo in tradizionale terminato da un connettore non placcato oro con una fascetta in velcro removibile che ci permetterà nel caso di raggruppare il cavo stesso. Non sono presenti porte USB addizionali, come potete osservare. Nella parte posteriore abbiamo 5 piedini in gomma per garantire stabilità della tastiera, e poi ovviamente
i rialzi regolabili per variare l'inclinazione. Rialzi che sono terminati da della gomma per garantire comunque un certo grip della tastiera. Per quanto riguarda la Rios M Key Glove abbiamo detto tutto quanto, vedremo comunque nel corso della recensione i driver di questa tastiera, la configurabilità di questa tastiera e maggiori impressioni per quanto riguarda questo prodotto. Continuate quindi a seguirci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Un saluto da parte dello staff di extremehardware.com.